Amici sportivi del grande wrestling, Emanuele Filoni, Davide Montebello, vi danno il benvenuto all'episodio numero 4 targato Genesis, il roster viola della WWEF. Eh sì ragazzi, stasera si prospetta una puntata veramente brutta, sporca e cattiva, ormai sì. Da questa parte Genesis si stanno, posso dire che stanno facendo mangiare la polvere a Civilization in questo periodo. Mi sembra un po' troppo esagerata come cosa, visto che tra pochissimo, settimana prossima, avremo Payback. Però io penso che comunque sia, sì, sono sulla buona strada per farlo, ecco, gli altri sono sulla buona strada. Stanno scorrendo card e match ultimamente in 4 episodi, che è uno più bello dell'altro, ecco, almeno dal mio punto di vista. Allora, io penso che la funzione di Genesis è quando tu inizi un nuovo show, comunque devi dimostrare di più, no? Nei primi episodi. Sì. Ed è quello che stanno facendo, ecco. Civilization, siamo all'episodio 229, 130 settimana prossima. Sì, non è che hai tanto da mostrare. Non è che hai tanto da mostrare, sembra brutto, però. Più che altro Civilization si sta anche affrettando, perché Payback è vicinissimo. Quindi, sì, neanche una settimana, cioè quasi una settimana. Sì. Quindi c'è anche questo da dire. Giustamente. Mentre adesso però dai, io. Sì. Il primo match di questa card vedrà Alexandra. Mamma mia. Aiuto. È diventato tu. Sta arrivando il Bagul, aiuto. Mamma mia ragazzi, Yamashita spaventa tutti. Mamma mia. Basta che non si ruba i bambini, così siamo a posto. Eh sì. Che sarebbe abbastanza brutta come cosa, però. Mamma mia, non vedo niente, aiuto! Comunque, anche se non ce l'hanno confermato, Davide, penso che a questo punto il match a Clash of Champions ci sia tra lei e... Credo di sì, cioè, sarebbero dei pazzi a non farlo. Sì. Cioè, veramente, anche perché poi, parliamoci chiaro, chi ci mandi contro Akira? In effetti non vedo anche adesso sui continenti, anche perché tra Flora e Paige stasera avremo un face to face con Flora, sì. Che ha scritto nei siti web, ha scritto veramente vorrà chiedere scusa a Paige. Ecco, allora ragazzi, non crediamoci. Vabbè dai, che ne sai, su. Vabbè dai, può essere che dai. Sai, dopo la sconfitta, su, poverina Flora. Sì, vabbè, certo. Comunque ricordiamoci che settimana scorsa Paige l'ha purgata, l'ha devastata. Sì, sì, ha fatto un volo incredibile, cioè, che le telecamere non ci hanno dato, come posso dirti, la ben uscita di farci vedere come ha fatto Paige arrivare sul ring. Però vabbè, dai. Però comunque, il volo c'è stato. Quindi. Non so se hai notato una cosa particolare di Ace e Machida durante l'ingresso, che nessuno forse avrà notato. L'hashtag di ho detto alla tedesca, l'hashtag di Yamashita, terzo Reich, sì, di Yamashita è WWF Ace, tu mettili insieme, cioè combina due, sono due parole, WWF e Face, quindi probabilmente potremmo dire che Ace è un po' la faccia della WWF. Sì. Ecco. Va bene. È un particolare, dai. Comunque il match è sicuramente a favore di Ace, eh? Sì, abbastanza. Già dai clinch che stanno facendo vedere che Ace è, cioè, anni luce. Brain Buster. Brain Buster. Bella lì.
Sì, cioè, credo che questo sia un match a senso unico come quelli che sta facendo ultimamente Ace. Ricordiamo chi ha Non, cioè, sconfitto non... Ace. Ha sconfitto Allora, Fefe. Ace ha sconfitto. Allora, aspetta, ha sconfitto Fefe. Ha sconfitto l'ex campionessa Lilith Blade con una facilità impressionante. Sì? Ricordiamolo. Poi chi ha affrontato No, d'altro? vabbè, nessun'altra. Ale... Nessun'altra, no, Sì, nessun'altra. questa sera Alexandra affronta. Vabbè, questa sera, Sì, sì, è è vero. ovvio. Sì, che non credo che Alexandra riesca a vincere, cioè, Exploder Super vero, Sub, adesso però. sta. Sì, sta, diciamo, mettendo fuori la testa dalla sabbia Alexandra, però non penso che duri molto. Ecco, perché sganci il cuscinetto più che Fa bene. menarla. Tu le Sì, ho sganciassi capito qualche altra che. cosa, però vabbè. Oh, dai, iniziamo subito, eh! Mamma mia, proprio Sì, secco e che cattivo, cattivo lei, eh! cattivo, Lei non sì. ha. Oddio. Attenzione, vuole già chiudere. Vabbè, Oh, Final fa il Elbow Double Smash, incredibile. Smash. Beh, io mi chiedo invece quando Oh, farà... comunque si ti farà... fatta, eh! Vabbè, Oh, aspetta, certo. aspetta, oh! Cioè, è strano! Cioè, sembra in teoria. Cioè, dovrebbe essere cattiva lei, cioè, in teoria. Giusto? Cioè, non. Dovrebbe, beh, dovrebbe, però non è che Spia. abbia mostrato molto poi di sé, quindi... Sì. Comunque. Oh, forse i fan sono stati impressionati dalle prestazioni. E. Oh, ha la sua cerchia di Ma più pubblico, che eh. altro Lascia quando non qua. puoi battere ti unisci a loro, in questo caso i E fan, distruggile dall'inferno. in questo caso i Problema. fan, no? Hanno preferito Sì. mettersi un po' con Ace Yamashita, un po' Sì. affiancarsi, no? Aliarsi con Sì, Ace. in effetti. Anche perché comunque, diciamo, come posso dirti, è tipo magnetica. C'ha quel fascino lì magnetico che ti attira, poi dopo ti butta giù nel pozzo e muori, però vabbè. Sì, Lasciamo diciamo la verità, perdere. Akira Sì, Matsumoto da quando è arrivata, cioè, è scomparsa. infatti. L'abbiamo vista, aspetta, settimana scorsa, Sì, se settimana non scorsa. erro, che è Sì. andata via arrabbiata come non mai, per non dire altre parole. Intanto mi sbaglio. Sì, boh, situazione strana comunque, dai. Sì, una situazione abbastanza strana che però penso si possa... Secondo me tra i due, insomma, c'è stato un amaro passato. Sì, Anzi, penso di non sì. secondo me, non secondo me. C'è stato un amaro passato. Che tega! Mamma mia! Che calcione che gli ha tirato! Mamma mia. Che Vabbè, cioè, stavi botta dicendo assurda. comunque. Sì, credo che Alexandra sia già da rottamare, comunque, Niente, non no? stavo dicendo che c'è stato un amaro passato, un brusco passato. Qui il match va in game over, ragazzi, dopo una Sì. legnata del genere. Oh, Impact vabbè, Smash! mamma mia, che c'è. Che doti ha sta ragazza, sto mostro? Uno, 1, due 2 e e 3. tre. Insomma, nessuno esce dall'imploding splash, No. È imploding, giustamente, ti becca, tu implodi, muori e uno, due, eh? Sì. tre. Ci sta come cosa. Cioè, onestamente parlando, ci sta. Però. Vabbè. Sì, una Ace che. Oh, sta Sempre più mietendo forte. vittime. Sì. Cioè, No, praticamente sembra se fino che. batte tra 2 settimane batte tutto il roster. Sì, infatti. Sì, detto come va detto, sì. Cioè, sembra fino che. Più vince, più diventa forte. Cioè, non so se hai notato. Sì, vabbè, certo, ha Anche preso tu. anche, Cioè, prende anche boh. confidenza. Attenzione, perché se non sbaglio, Akira Matsumoto, questa è la Theme Song? Dai, che si fa Ma vedere. le luci sempre Dai, così. Akira, riportala la luce. Incredibile! Sì, Akira, 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 eccola qua. Akira, porta la luce. Akira, però, la luce. Scusi. Insomma, è incredibile, ma che potere c'ha questa? Cioè, nonostante entri la campionessa, le luci rimangono così. Cioè, ma è clamoroso. Sì. Cioè, boh, ma Dove a parte che poi passa dovrebbe lei? anche. Non cresce più l'erba. E anche qualcos'altro, però vabbè. Ciao bello. Quelli sono puri dettagli. Akira Però, mi sembra per la prima volta convinta di affrontarla. Non dico sul ring, sì, chiaramente, però. forse si è, come posso dire, ha messo la testa a posto, ha detto vabbè, mi tocca e forza e coraggio. Sì, anche perché non è che puoi fare molto, cioè, detto come va detto. No, diciamo la verità, se Ace avesse voluto avrebbe già ottenuto un match per il titolo, nel senso prima di Clash of Champions. Invece, boh, qua la dirigenza turla nella mano, Forse gli ha quindi. voluto dare il tempo di assimilare il patto. Beh, Sì, boh. forse, insomma, dargli
darvi l'opportunità, neanche al primo pay per view, ma prima del primo pay per view, di essere sì, di riprendersi, sì, di tornare alla tira vecchia, sporca e cazzuta. Quindi porta no, però comunque la tira è campionessa da dicembre, quindi insomma il suo regnetto mamma mia già fatto. Quanti mesi? Da dicembre, cioè, gennaio, che... febbraio, marzo, aprile, 5 mesi, quindi insomma attenzione, intanto Odu, sì, ecco, si è operato il calcio e poi... mamma mia, l'ha uccisa, non ci credo, imploding splash, sì, se succede così a Clash of Champion, mi sa che abbiamo una nuova campionessa. No, sicuramente avremo. Guarda, lo dico a mani basse, giusto per. Giusto. Cioè, veramente. E Yamashita devasta di nuovo. Chi era stavolta fisicamente? Sì, credo che fisicamente in confronto sia una mazzata più sopportabile. Sì. Oh, sta tornando le luci. E si è rimasta sul ring. Okay, probabilmente, sì, probabilmente è come dire, io ho fatto fuori Akira, le luci possono tornare come erano prima. Sì, c'è giusto, bisogno, sì, che siano, hai ragione. Come se... cioè, molto strana, beh. Sì. Voi, invece, questo non è strano, non dovete farlo per nessuna ragione, ragazzi. Wrestling è bello da guardare, okay. Basta, perché sennò vi fate dannatamente male. Fate male... Siete degli stupidi idioti e basta. Sì. Cioè, torniamo tra poco con voi, ragazzi. Restate con noi. Eccoci qui pronti per la seconda parte di questa odierna puntata di Genesis, che ha visto un'Asia Mashita devastare prima Alexandra e poi la campionessa. E poi Akira. Mamma mia. Una Ace che sta lasciando, ragazzi. Cioè, dire il segno è, sembra dir poco. Sì. Cioè, sta proprio facendo il marchio. Cioè, marchio, io passo di morti. Qui. Ecco. Vabbè. Marchio nero. L'oscuro signore, allora poi vogliamo l'oscuro signore, cioè sì, eppure non si fa poi e la vada cadabra così a caso, vabbè, abracadabra, ok. Ecco, qui invece, vabbè. Io conto, dice Jamari Mito, ma noi contiamo di più. Jamari Mito che settimana scorsa Davide ha aggredito, sì, ha aggredito Soldier nello spogliatoio, non mi veniva la parola. Mentre KGD ha aggredito Rod dopo il match, il loro match. Questa sera infatti vedremo veramente un'altra sfida tra KGD e Rod in uno Steel Cage, un match che potrebbe facilitare l'ex campione Tradition, ovvero KGD. Sì, vero, è verissimo. Sì, perché KGD adesso a parte tutto, però è più veloce di Rod. Cioè, sì, senza sei, senza ma. Anche perché Rod poi è ben piazzato, non è che è piccolino che dice vabbè. E invece Soldier contro Mito, Soldier che potrebbe non aver ripreso le forze dopo l'attacco subito settimana scorsa, quindi. Si è beccato una bella ammazzata, comunque. Sì. Però mi sembra strano comunque questo attacco da parte di Jamari da parte di Soldier. Cioè. No, ma attenzione, ti sei perso una parte. Cioè, che GD ha detto a Rod di osservare bene il Titatron settimana scorsa, perché il suo amico Soldier dov'era? È vero, quindi non è una cosa fatta così. È vero. No, giusto, sì. È che è come se si fossero alleati. Sì, sta pseudo alleanza, sai che non lo so, cioè, forse mi sembra un po' troppo sprecata. Se posso dirti la verità. Beh, invece secondo noi ci sta, perché sono due ora, a parte non vogliamo essere razzisticamente, però sono afroamericani e questo ricorda che conta, cioè non conta, beh, certo. Conta, insomma, e probabilmente, e d'altra parte ci sono due, insomma, che due marcantoni che comunque sia non dico che dominano, però insomma Esteban è stato devastato da Soldier e Rod ormai è campione televisione da tanto tempo. Sì, quindi... da prima di WrestleMania, mi sembra.
forse non da prima, erro, sì. sì, da prima estermina sicuramente, sì. E quindi secondo me Mito e parliamoci chiaro, Mito e KGD sono gli unici che, insomma, tra i maschi, tolto David Johnson e Axel, che secondo me possono fare qualcosa contro gli Originals. Sì, in Insomma, effetti, giù, è vero, hai ragione. non hanno nulla da perdere. Sì, anche perché ricordiamoci che comunque ora ai piani alti di Genesis non è che ci siano molte persone. Eh no. Cioè, ci sono gli Originals, c'è Smanata per campione. Axel, beh, ovviamente, quello era sottinteso. Sì. Storm, che sì, è lì, però vabbè, sembra. Si perde ogni tanto, però E vabbè, David anche se Johnson, settimana. Sì. Poi che resta sempre il volto, quindi. sì, quindi diciamo che lui nella zona dei main event, diciamo, ci entra a gamba tesa. Sì, quindi Cioè, giusto io per. direi che No, e comunque poi l'alleanza ci forse. sta, secondo me. Sì. E poi come ultimo io mi sentirei di dire Thompson e basta. Cioè, questi sono i nomi Sì, ora. giusto. Thompson All'interno. però relegato alla fase secondaria, perché il tiro internazionale è bello Vabbè. quanto ti pare, però. Cioè, gli piace, lui gli piace il titolo internazionale, che vuoi farci? Beh sì, andiamo al match però, perché Mito si sta comportando bene, ma la forza bruta di Sì, Soldier. oh, bella Soldier, DDT incredibile. Mamma mia. Cioè, sul Sì. punto di vista della fisicità, ragazzi, ha pochi rivali, eh? Sì. Però io mi Eh sì. aspetto. Tu te lo immagini oggi Mito e KGD che battono gli Originals in match singoli, chiaramente. Te lo immagini? Cioè, arriverebbero. Attenzione! Bella! Non ci credo. Questa slam in giravolta, vabbè. E Ok, spinning. dopo questa, sì. Vabbè, è sempre giravolta, dai. Sì, Oh, vabbè, DDT. giravolta. Mamma mia. Soldier cade male, attenzione. Sì. Si è un attimo impigliato col Che piede alla fa qui? corda. Niente da Vabbè. fare. Ci ha Forse un tentativo provato. di powerbomb, Sì, la credo. sua spiral bomba. La Sì. bomba spirale. Oh, la choke slam Eh sì, l'ha incredibile. preso, l'ha preso, Eh l'ha sì, preso, l'ha preso. lo schianta Mamma mia, a terra. Burr, qua. Che così, botta. brutto sporco e cattivo. Soldier batte Dai, Mito. Ernest. Uno, Uno, due due. e no. Mamma mia. Incredibile. Mito che si è salvato per il rotto della. Cioè, no, rotto della cuffia, no, Il perché. problema di Soldier è Però. che non ha utilizzato molte mosse di potenza, secondo Sì, vero. Doveva demolire di più la schiena di Mito, secondo me. Sì. Però. Noi facciamo presto a parlare. Uno, Uno. No, due. niente. No, due. Vabbè, ha preso un Cioè, po' noi troppo stando qua Kishamari, eh. seduti. Sì. Sì. Che Calcione. Tanto qua. Kishamari? Cos'è? Va bene. Una crisi epilettica, Attenzione al evidentemente. paletto. No, vabbè. Oh, cosa si inventa qui? Un dropkick È forse? probabile, eh? No, No, una invece un'altra spallata. spallata. Shoulder drop. Sì. Eh sì. Complimenti, dai. I due comunque stanno facendo un buon Sì, match, assolutamente. Yamashita a me piace, sin dall'inizio ha dimostrato eh. grande Sì, capacità. Jamario, mi sto ricredendo anch'io che è un gran buon lottatore. Però, boh, forse un po' troppo, come posso dirti, se la tira un po' troppo, secondo me. Sì. Poi Vabbè, io, probabilmente. attenzione! Oh, mamma mia, backbreaker! Qua penso che Incredibile. Soldier abbia vinto il match perché, insomma, se lo prende lo schiaccia, eh. Se gli fa qualche altra mossa di pura potenza sulla schiena. Oh, vacca boia! Che splash incredibile! Censurato Lo ha Davide. stampinato all'angolo! Cioè, sai che vuol dire? Big Poi, boot! vabbè, E poi? ciao. Leg Leg drop! drop! Mamma mia! Gran Mamma mia, che match, mazzata che gli ha tirato! eh. Gran Sì. match da questi due. Assolutamente. Soldier che ora può provare a chiudere. E poi che fa? Cosa fa? Oh! Vabbè, Side bellissima slam. questa schiacciata laterale. Ma sì. Mamma mia. Backside slam? Ma No. già venuto qui che. Oh! DDT. Vabbè, questo è errore stupido di Jamari, però. È qui Ti esulta l'inesperienza. con. Cioè, con Soldier davanti. Attenzione Oh! però, il comeback Comeback anche anche di da parte di Jamari Jamari, oh! Mito. Che match! Incredibile. Super Mamma mia. kick. Che super incredibile. Mamma mia, che match, oh. Ancora Soldier, qui si divincola. Che fa Soldier qui? Attenzione. Leg breaker, Scorpion no! drop. Scorpio, sì. Eh Non sì. Beh, perfettamente eseguita, ma comunque a segno. vabbè, l'importante è portarla a segno la Sì, mossa. diciamo che lui è più bravo con le Poi. tecniche di potenza, ma è chiaro. Beh, Se certo. esegue anche Beh. queste tecniche, secondo me diventa ancora più forte. Quindi, bravo Quello Soldier. sì. Sì, forse un po' di esperienza nell'eseguirle, poi credo che sarebbe.
forse è uno dei più forti. No, perché lui è più bravo con quella di potenza, non è che oh, non anche l'esperienza. Cos'è? Oh, mamma mio dove va la boia, mamma mia. C'è che forza ha avuto per tirarlo su. C'è lo schienamento, attenzione. Uno, due, no. No. Mamma mia. Forse Soldi era toccato con il piede la corda. Comunque una primi 20 minuti di puntata davvero molto ricchi. Sì, esplosivi direi. Esplosivi con l'arrivo, con il match di Yamashita, no? Ricordi? Che sì, ha spazzato Alexandra e poi... E poi ha spazzato anche... via la campionessa. Sì. E poi questo match che ragazzi... Mamma mia! Cioè lo ha lanciato via come un sacchetto di patate. Sì. Va bene. E qui Soldier vuole chiudere. Mamma... Qui Soldier... No! Mito, bravo! Però Giamare dice... E invece... qui è errore di Giamare. Che gomitata! Sì. No, sul package qui incredibile di Soldier! Cucula in proprio uno! Due! No! Mamma mia, oh! Ma che match stanno facendo questi due? Cioè, mamma mia! Beh, sono due buoni... Cioè, se Giamare fosse leggermente più pesante, cioè... Veramente, sarebbe ancora peggio. Però non lo so, se fosse più pesante noi perderebbe, invece. Dici? Sì, perché tante mosse non le avesse... Vabbè! Per troppo! Uno, due! Se fosse più pesante queste mosse, secondo me non è che le fa così facilmente, Sì, in effetti forse hai ragione. Mamma mia, questa fa malissimo, Sì. Vediamo cosa si inventa ora. No, Soldier lo lancia via di nuovo, giustamente. Mito Samba, una catapulta. Comunque pesantemente. Quindi... sì. Può essere uno solo DDT, ecco. Gliel'hai tirata. Gliel'hai tirata, comunque. Mamma mia, vabbè, ragazzi. Mito dice pronto, basta, ora lo finisco. Però stai attento, Giamari, perché Soldier non è il primo pirla. Infatti. Appunto. Infatti. Cioè, voglio dire. Jawbreaker però lo fa qui ancora Backbreaker, mamma mia. Qui forse non l'ha colpito benissimo, perché quel tanto che basta, quel tanto che basta per metterlo giù. Pelechi, mamma mia, che tega. Questo è il pelechi che mi piace di più, dell'intera WWE. Sì. Uno, due e tre. Mamma mia. Diciamo a Rimito che batte Soldier, questo è un risultato forse il più importante di Mito da quando è arrivato, Veramente, oh! Mamma mia! Oh! Un risultato comunque è venuto da un match che. Cioè, sì, match straordinario. Alzo le mani, cioè. Infatti. Nessuno dei due meritava di perdere, però purtroppo. Qualcuno deve perdere. Purtroppo. Infatti, quindi. Purtroppo diciamo di sì. Però diciamo, diamo un attenuante a Soldier, ovvero l'assalto di settimana scorsa, e quindi le condizioni di Soldier secondo me non erano al 100%. Sì, forse non era al 100%, però ragazzi, io complimenti. Guarda a Soldier che mamma mia. Quanto è bello. Sì, ma forse si è beccato. Sì, però credo che si sia beccato una bella piega in fronte, Soldier anche. Se non all'occhio, spero non all'occhio, perché sarebbe clamoroso, Mamma mia. Comunque dopo assisteremo anche il match dei rispettivi tech team partner a questo punto, perché adesso probabilmente è il partner di Mito. Sì, diciamo che sono un'alleanza delinquere lui e Giamari. Se possiamo dire così. La strana coppia che si è venuta a formare settimana scorsa, praticamente, possiamo dirlo così. Sì. Torniamo tra poco, ragazzi, restare con noi. Coming over me, I feel it all around me. I've been waiting for this moment all my life. It's my destiny. There's anxiety to settle me. It's waiting to come out now. No matter what, no matter how, I know. Keep on going.
Eccoci pronti per lo Steel Cage Match che vedrà KGD Eh contro il campione Television Rod, che però questa sera non metterà in palio il titolo. già, è un altro, penso che sia un altro dei match, ragazzi, della serata, è questo. Sì, ma Cioè. a proposito Davide, quali sono i due main event? Perché alla fine oggi non ne abbiamo solo uno, no? C'è proprio uno dietro. Sì, diciamo che sono ragazzi dei main event un po' abbastanza strani, perché David dovrà scegliere chi affronterà Axel Questa e sera. Axel ovviamente dovrà decidere chi affronterà David. Quindi diciamo che sono Axel contro avversario ignoto e David contro avversario Sì, e ignoto. mediamente vedrà appunto David Johnson contro l'avversario Sì. scelto da Axel. Da Axel, Molti giusto. dicono The Bravissimo. Storm. Attenzione. Però io non ci giurerei perché Storm è uno che è un lupo solitario, è uno che non si fa comandare. Poi Storm non credo che si occupi ancora di David, almeno no, non al momento. Cioè, credo che abbia altri piani in mente. ecco, Oh, non è che ci però. siano molti avversari, anche perché ricordiamo là che GD, scusa, Rod e Soldier hanno già lottato, comunque Rod lotta adesso, quindi avrebbe già lottato. KGD lotta adesso. Jamari ha lottato prima. Cioè, Insomma, Brian Rudd forse. forse è l'unico, però non me la Sì, però sentirei di non. metterlo contro David Johnson, ecco. Sì, non credo che sia una. Beh, non che Brian Radley non sia degno della sfida, però. Oddio. Troppo presto, secondo me. Sì, infatti. Oh, E magari un poi Thompson, è un per Thompson, dirti. però beh, non è, attenzione, non è che per forza necessariamente un cattivone, se proprio così Sì. dobbiamo dirlo. Beh, quello sì, Cioè, potrebbe giusto. essere anche una faccia pulita che però al momento si presta come faccia sporca, insomma. Beh, Ah, sì. Sì, in effetti. magari qualcuno Oh. che lotta poco, Remo. Magari Drew Storm dice, dai, mi hai battuto, però che ne dici di andare contro David Johnson? Oh, Remo sarebbe. Remo ti direbbe sì. Cioè, secondo Beh, me. sarebbe. Beh, oh, sarebbe comunque vada poi se dovesse andarci veramente, ovviamente. E tutto non lo sappiamo se ci va o meno. Sì. Però credo che sarebbe. Oh. Buon match, oh, lascia fa. Forse Beh, anche sarebbe io la prima fossi Remo volta. direi di sì, perché è vero che potrei abbissare proprio la mia reputazione venendo sconfitto da David Johnson, però allo stesso tempo ho una grande chance di comunque Sì, di dire la però mia. diciamo che se dovesse succedere, comunque non vieni battuto dal primo che passa, cioè. No, però lo sai che Quindi. vabbè, a parte che Remo è una leggenda, quindi può anche perdere un altro match, non è che. Ma Però sì. intanto che GD inizia Anzi, bene, eh. forse. Eh sì. Cosa? Va subito a smontare il cuscinetto del ring. Cuscinetto del ring, vabbè. Lasciamo perdere. Oh, Rod se lo carica. Cosa si inventa qui? Una bella. Una bella Bella. ginocchiata. No, No, una. No, gli ha non è tirato una ginocchiata. un calcio. Sì, un calcione, No, scusa, sì, ho no. visto Sì, il male, ho visto male. calcione in the face. Se quel cattivo Come di dicono. Rod. Ecco, Rod oggi è vero che ha battuto già che GD e quindi dice, ma a me che me ne frega. Però Sì. insomma, c'è la dignità, c'è Però l'onore. deve stare attento, eh. Oh, No, ma anche due perché sconfitte. Davide c'è l'onore in palio. Cioè, settimana Sì, scorsa è vero che ha infatti. battuto che GD, però poi è stato aggredito. Sì, in effetti è stato aggredito cioè, in modo infame, per non dire una parolaccia, va. Allora, Dice molti, meglio. Davide, mi hanno chiesto, molti fan, ma perché l'Original sempre al centro dell'attenzione? Allora, l'Original è un team, una stable famosa, no? Che Sì, però ha è messo vero. subito le cose in chiaro. Per lo più con Rod e diventando campione di Television e con, come si chiama? E con Axel andando a aggredire a WrestleMania David Johnson. Sì, L'unico che vero. paradossalmente, che a me però, insomma, fa impazzire Soldier, che non ha, diciamo, lasciato ancora il segno, diciamo, in maniera Sì, indelebile. diciamo che quello che forse gli manca lo scoppio finale. Sì, però secondo me fa bene a Possiamo prendersi dirlo. tutto il tempo, no? Ma sì, ma tanto, cioè. Poi io se fossi in tutti i componenti dell'Originals, ok, gli Originals, belle e tutto, però non mi soffermerei troppo sulla stable. Cercherei Sì. anche di farmi una carriera da singolo, anche No, per ma infatti persona, cioè, per Axel è obiettivi furbo. personali, Axel, essendo un po', diciamo, una sorta di leader, no? eh. Comunque quello più carismatico,
riesce a farsi amare da tutte allo stesso tempo, da tutti, bella qua intanto. E quindi dice: io però, ragazzi, non è che mi distacco, però no, devo pensare no, a questo. No, cioè, siamo amici, però pensiamo anche agli affari nostri. Sì, giustamente, cioè, non è che... sì, che sarebbe anche una buona idea per una stable che difficilmente si vede. Sì, sì. Di solito. Anche perché di solito, sai, si mettono i piedi in testa l'uno con l'altro, quindi... Però no, dai, ci starebbe come cosa. Sì. Qui intanto ginocchiata, questa è una ginocchiata devastante. Sì. Di Rod che sì, se che è cattiva, che prova subito a fuggire dalla cella. Vediamo se ci riesce. No, che no, TD già lo va a raggiungere. Già in piedi. Mamma mia, oddio, ma che brutta caduta. Rod mi sa che si è leggermente fatto maluccio. Non che si sia fatto molto. Beh, diciamo la verità, se Soldier era messo male, Rod è peggio, perché Rod ha subito davanti a tutti noi delle mosse, delle mazzate allucinanti. Sì, è vero. Sì, e poi le mazzate che si becca qua dentro non è che ti aiutano molto. Bella qui, però. Bella qui. Gesto tecnico di Rod, che complimenti. Parliamoci chiaro, come squadra, come coppia, l'unico modo che Yamashita, Mito e KGD possono battere gli Originals è quello di infortunarli prima del match. Sì. In effetti, sì. Metterli giusto. Comunque, non dico fuori uso, però indebolirli a tal punto che... Sì, almeno farle fuori mezzo degli Originals. Sì. Cioè, forse non tutti e due, però tipo già partire come una sorta di, diciamo, handicap match, perché se ne azzoppi uno più o meno, non è che hai un'autonomia molto lunga, Sì. E niente, poi sfrutti il vantaggio di quello che hai fatto. Ecco. Intanto Spam Buster Slam evitata. Sì, ecco, sì, qui Rod si è preso un attimo. Sì, si è leggermente perso in un bicchiere d'acqua a non continuare a massacrare KGD. Però, attenzione! No! Poison Mist, ma dai, ma che bastardo, però. È tutto il conseguenza. Sì. No! Bravo, no. Rod. Bravo Rod. Rod forse ha evitato leggermente il colpo. Sì. Però, lascia fare che dà fastidio, Cosa fa qui? Oh, pam! Slack sai che cattiva la schiena. Però è un Rod strano, un Rod indebolito, secondo me, e che GD ne deve sì, ma anche stanco, secondo me. Cioè, anche stanco perché si sta facendo nelle ultime settimane. Attenzione, Davide, match... stiamo dimenticando un nome, Andy Turner. Ah, è vero! Cioè, quel driver! Sì, quanto quel driver. Secondo me Andy Turner è un nome importante, che se fossi in Axel... Magari con no, invece David Johnson può essere scelto di Turner, Attenzione, qui che GD va fuori! Oh, che non no! Ci credo, no, non ci credo! Vabbè, ciao! Ma Rod non era, non stava bene. Rod no. in questo match non stava affatto bene, l'ho visto dall'inizio io. Mamma. Sì, sì, poi anche si è beccato 3 o 4 mazzate che, lascia fa. Mamma mia. Devo dire la verità, brutta serata per gli Originals, almeno fino adesso. Sì. Diciamo i due terzi degli Originals hanno fatto una brutta figura stasera. Cioè una brutta figura nel senso non che abbiano lottato male, sì. Però il risultato. Poi KGD lo sappiamo che è infame, quindi Ragazzi, cioè, qua Mito e KGD secondo me hanno pescato bene nel mazzo, perché io starei molto attenti a Clash of Champions, perché se a sto punto c'è il match non è stato ufficializzato, però ormai insomma 2 più 2 fa 4. Sì, infatti, sì, ma non credo 4. Che la dirigenza se lo lasci scappare. No, anche però perché... io. Vai. Sì, sì. No, io se fossi in Rod e Soldier girerei sempre insieme. Sì. Perché girando singolarmente può darsi che, per esempio, Soldier è già all'arena. KGD deve. Sì, KGD, che cavolo sto dicendo io. Rod deve arrivare e KGD e Mito lo attaccano. Per dirti. Sì. Concordo Davide, tra poco assisteremo anche al confronto tra Paige e Flora, quindi restare con noi, ci buttiamo prima questo promo, sì. Tra poco. Show you all my scars and imperfections. If I could breathe.
Una serata, diciamo, abbastanza negativa per gli Originals Mamma fino mia. adesso, Sì, però. che 2/3 dell'Originals, ragazzi, sono stati sopraffatti dall'alleanza, diciamo, neanche alleanza, come la possiamo definire? Sì, Associazione a delinquere, sì, forse. l'associazione a delinquere da parte formata da Giamare Mito e che GT che secondo me hanno fatto bene a unire le forze. Perché Sì, comunque sia vero. nel wrestling sono molto importanti gli spotlight, cioè le luci della ribalta. E Beh, questo. ricordiamoci che comunque, secondo me, loro sono anche abbastanza invidiosi perché, cioè, avendo attaccato comunque David Johnson, che è il volto della compagnia, si sono messi sotto le luci della ribalta. Sì, assolutamente, Cioè, questo. questo fatto che non abbiamo considerato, Beh ma invece certo, e questa vogliono cosa fare lo è stesso Mito, abbastanza. eh? Mito e KGD vogliono Sì. fare lo Vabbè, stesso. Intanto qui, certo. questa è Flora ragazzi, la messicana, che sale sul ring. Mexico! Non dirò più. Beh, basta. Ok, questa donna che è abbastanza psicotica, cioè bipolare, non si capisce. Sì, Aiuto! però dai, parliamoci chiaro, dai, adesso vuole chiedere scusa, infatti arriva Paige Johnson, che. Io non mi fiderei se fossi in peggio, però. Allora, ricapitoliamo un po' il tutto. 2 settimane fa c'era il match tra Paige Johnson e Flora, vinto da Paige, con Flora che prima del Giusto. match, cioè prima del match, aveva detto Ha Paige è speso una belle grande parole. lottatrice, sì, e quanto, e insomma tutto il resto, tutte belle parole, insomma. Poi alla fine del Bravissimo. match stringe la mano, ah no, fa finta di fingere un Fa finita di infortunio. stringere la mano e l'attacca. Sì, non ricordo se era la mano, comunque se era un infortunio, ha vinto un Beh, infortunio. poco cambia, dai. Comunque Invece sta fatto sta l'ha l'attaccante. aggredita vigliaccamente. Settimana scorsa Ben Johnson chiaramente si è vendicata, no? Vero? E si arriva a questo face to face abbastanza particolare, perché Flora Sì, in dice, ma effetti, io boh. chiedo scusa, ma non, insomma, la situazione è strana. Sì, forse, boh, forse Flora non è stata molto, come dire, convinta delle sue azioni, si vergogna fatto. Boh, vabbè. Allora Flora, che vuoi? Perché mi hai chiamato qua fuori? Beh. Ecco, giusto. Vediamo, dai, dai, forza Flora. Ascolta Paige, so quello che è accaduto 2 settimane fa e mi dispiace davvero. Quando l'ho rivisto nel mio spogliatoio sono rimasta sconvolta. Come sconvolta? Sì, 2 settimane dopo. Ma che diavolo dici? Mi hai aggredito a sangue freddo, Flora! Tu! Nessun altro! Tu! In effetti, insomma. Sì. Te. Oh, a meno che non Dovresti è. vergognarti di te stessa. Sai chi sei? Una bugiarda. Nient'altro che una bugiarda. Queste cose non fanno di certo bene. Non che vuol fare Lo la so e pace, mi però. dispiace davvero tanto, Paige. Non voglio ripetermi, ma da quando ho visto quell'immagine sono rimasta scioccata. Non so cosa mi sia successo. No, non sta bene. Non sta bene, sta ragazza. Un delirio psicotico Sai che forse. penso? Se davvero non ricordi ciò che è successo, allora sei malata. Dovresti andare da uno strizzacervelli. Sì, va Perché bene. dovrei andarci? Voglio dire, non ricordo, sì, è vero, ma sono qui per scusarmi, sono qui per fare in modo che tu comprenda i miei sentimenti. What? Mi dispiace, Flora, ma non ci riesco. Cioè, Flora sta Non chiedendo scusa. voglio dargli ragione, però. Cioè, voglio dire. È anche normale come cosa. Ascolta, se vuoi puoi assalirmi, distruggermi, ma io non farò nulla, perché so di meritarlo. Ma me l'ha fatto settimana scorsa. Ed ora puoi. Insomma, la Flora è abbastanza. Ora. No, smettila, Flora! Non ne ho avuto abbastanza, facciamola finita, ti ho assolto la settimana scorsa. Hai ragione, perciò ora basta. Ma mi Beh, sembra giustamente, convintissima, però. Accetto una volta uno, una volta l'altro, dai. le tue scuse. Sì, anche se un po', diciamo, rassegnata Paige. Sì, Cioè, perché alla proprio fine non c'ha nulla sembra. da guadagnarci. Vabbè, la ringrazio, insomma. Flora che ringrazia. Ma Questa è me la una segno. Beh, Flora me la segno sul strana. Perché calendario. Sì. non celebrate, non celebriamo questo giorno memorabile? Andiamo, Paige. No, se la rapisce come Apocalypse, sta a vedere, Dai, certo, ragione. Ma dai, dai, è finito tutto a tarallucci e vino, come si suol dire. Va bene? sì, vabbè, Vabbè, ok. dai, Anche su, se io non ragazzi. mi fido, Vabbè, no, però. stanno festeggiando col pubblico, tutti a casa, dai. Davide, ma perché devi Vabbè. sempre pensare a male? Perché sono una Guardale, persona guardale come convinta. esultano. Cioè, perché? Cioè, non c'è niente, si esultano, Boh. celebrano Paige la guarda come dire, l'amicizia. va bene, No, sì, attenzione! ma che me,
Basta. Contieni. Dai! No! Sì, però cambiare l'atteggiamento. Dai! Ma che infama! No. Vabbè. Red Lace. Mamma mia qua. Paige, altro che fidarti, altro che stricciare. Vedi che avevo ragione. Hai anch'io dicevo quello fino a 2 secondi fa. Cosa stai dicendo? Anch'io dicevo che non bisogna mai fidarsi. No, giustamente, solo gli idioti non cambiano idea. Giustamente. Anche te l'hai fatto, se non sbaglio, qualche tempo fa. No, non è. Dettagli. Vabbè, attenzione perché Paige che si è beccato mamma. Ovvio! Sul. No, forse sul martello. Spero di no. Si è beccato due mazzate. Flora qui però non ne ha abbastanza. Cioè, ma ma cosa gli sta succedendo stare? Flora c'è diversa. Il LED, non puoi. No, ma aspetta, ma stava cercando di prendere un oggetto da dove c'era il LED. Vabbè. Sì, forse. Non voglio dire che Paige ha ragione, però forse uno psicologo. Mamma mia, no, ancora. Dai, basta, qualcuno sì, le ha lanciato la mazza. Perché non festeggiamo questo di non traduco. Ma dai, ma perché? No. Va bene. No, sei cattivo. Oddio. Col collo sul martello. Mi dispiace. Ma questa è matta. Sta impazzendo. Sta andando fuori di testa. Va bene. Per Johnson qua ricoverata all'ospedale, secondo me è di brutto, Sì, si è preso una bella botta nella zona cervicale che oh. Mamma mia. Dai, il match qua deve essere annunciato. Il match qua assolutamente. Sì, ma ci vuole la resa dei conti, dai. Non è possibile che una deriva. Scusami, poi. Cioè. Vabbè, dai. Di male in peggio con le immagini che ci rappresentano questo Steven così. Guarda, ma dai, che un bel uomo, guardalo lì, che bell'omino che è. Guardalo. Mamma mia, fa per te. Pomino Michelin, vabbè. Sì. Ecco. Vabbè, dopo questa. No, ragazzi, voltiamo pagina. Perché Flora, però, a me è sembrata una Flora diversa. Nel senso che non. Secondo me questa è veramente abituale. Cioè, non si rende conto. No, ma hai visto anche prima quando la stava colpendo con la mazza? Sì. Sei stata un attimo ferma come per dire, ma cosa sto facendo? Poi, boh, ha riniziato. Cioè. Va bene. Sì, ma, allora, sono due le cose. Una è così falsa che. Più falsa non si può o veramente bucolare. Sì, ma ho capito, però adesso io non voglio dire cosa. Però Ryan Bacon e quell'altro là, i due fratelli pecora lì, come cavolo si chiamano. Cioè che stanno a fare? Oh, dai. Cioè, rischi di perdere una, non si mettono mai in mezzo. Infatti secondo me si servirebbe una magari una tipo non farmi dire una brutta cosa che è meglio Ok, vabbè. Cioè, almeno c'è qualcuno che. O qualcuno anche, cioè, va bene anche qualcuno maschile che porta loro, perché dai, non è possibile, oh. Cioè almeno con Flora che c'è, oh, che ha gli sbalzi d'umore. Cioè, boh. Vabbè, sai, non lo so io. Sai com'è con certe persone è così. Vabbè. Vabbè. Comunque, Gary Green, eccolo qui, il nostro. Gary Green accompagnò la Shawn Fily. Cioè, oggi ha la grande chance di vincere un match, Gary Green, dai. Sì, che brutta roba. Mamma mia. Io però penso che sinceramente non lo vinca, perché Steven oggi non può perdere. No, Steven ma aspetta. Io non capisco tante cose. Però capisco Brian Radley che è tuo nipote e ci sta. Ma perché Gary Green? Perché fare da manager a Gary Green? No, perché presentarti con Gary Green? È perché lui è chi sono figli è contro Steven. Ma ho capito che sei contro Steven! Ma porca Eva! Stavolta permetti, ma perché? Dai! E beh, perché devi fastidirlo. Perché ormai è chiaro che ci sarà un match a Clash of Champions tra Steven e Shawn Fily. Non è che ci vuole Mago Merlino. Però a me non piace Mago Merlino. Io sono per Gandalf. No, Gandalf. Ok. Tu non puoi passare. Vabbè. Su questa. Beh, questo è quello che ha detto Steven a Gary Green adesso. In questo momento. Guarda. Perché? Tu non puoi passare, va bene. Così a caso. Vabbè, dai, stavolta. Oh. Tipo per Steven, dai, stavolta, dai, se lo merita il ragazzo. Sì. Che anche settimana scorsa ci ha provato. Ha fatto una brutta figura. Dai. Dai, questo forse è il match meno coinvolgente
Sì, anzi, sicuramente meno coinvolgente della serata, ma guarda, è chiaro che ci può stare, dai. Rivogliamo il ritorno di Ace che fa sparire tutti, per favore. Te lo immagini Ace che arriva adesso? Oh, senti, ma si apprende così a random con gli uomini? Ma perché? Passavo di lì. Vabbè, parliamoci chiaro. Però che Green comunque lascia fa che... Sì, appunto. Cioè, Steven è alto, Però, no, cioè, non è grossissimo Steven, però vacca boia, Gary è cos'è? Un Marcantonio. Sì, Gary sarà 115 kg sicuramente. Sì, ma sicuro? Beh, cioè, lui comunque lo dicendo, butta un bel... fuori, Cioè, era un butto fuori. Certo, sì, è vero. Sì, diciamo che è anche... Diciamo che più un uomo della sicurezza adesso. Sì. Cioè, uomo della sicurezza barra wrestler, più o meno. Dai, oddio. Ci sta, dai, una gimmick che ci sta, su. Ci prova a essere un wrestler, però vabbè, dai. Diciamo che di mosse ne ha fatte veramente poche, Ma sì, ma poi, cioè, se fa il botto fuori, Dì, ma la body slam, basta. Ma sì, ma neanche la body slam, ma forse pugni, ecco. Side effect. Ecco, Steven può guarda uno che invece... Sì. Sì, Steven che se non vince oggi, cioè veramente... Vai la Madonna di Fatima. Cioè, veramente, io non, se no non ho parole, cioè... Comunque, un pellegrinaggio. Non scherziamo perché Gary Green si vede che non è un combattente al 100%, però, come detto te, è un buttafuori. Sì, e quindi, comunque sia, è uno che sta a picchiare. Sì, di forza ne ha. Sì. Qui però Steven sfrutta la tecnica. Almeno una roba che c'ha, sfruttala. Oh, scusami. Steven, Frog Splash, no. Anzi, prende il Splash. No. No, ma dai, ma che bastardi infame, però. Beh, no, veramente. Può, cioè, Shawn Fily mi sei calato proprio, cioè, veramente. Non dico dove, perché altro che scomunica dopo. Veramente. Sì, però cioè, dai. Oh, Gary Green, qui a vaccaboia. No, Steven che perde. Flash che... Contro Gary Green. No, beh, questa sarebbe, cioè... La biffa della sarebbe biffa. Da rischio... Sì, ma questa ti mette anche a rischio contratto, comunque. Con uno come Shawn Fily, all'angolo di Gary Green, perché dici, può dirti... ma Steven ha perso contro uno che non è neanche un wrestler, cosa lo tieni a fare? Beh, però attenzione, perché se a questo punto c'è una fight in corso, insomma, penso che il tutto si dovrà risolvere, no? In un match. Sì. Perché è chiaro che Shawn Fily dirà così, però non puoi neanche andare da Bacon e dire guarda Steven non mi mai. Lo so, ma... Mamma mia. Allora, ha fatto una manovra che era abbastanza difficile, sì. Vicino, però c'è riuscito, dai. Ma Steven, no, però ricordiamo allora, Steven che... se si impegna non è neanche male, il problema è che non si impegna tante volte. Quello è il problema. No, sai cosa ti volevo dire? È che... È vero, forse tu lì hai ragione quello che hai detto prima se vede il contratto, però sappiamo che Shawn c'ha gli agganci, uno. Sì, però quindi... non è più Boy Orton, non c'è più Boy Orton dove era tutto più facile. Adesso ora è Bacon e Trevor Morgan, insomma le cose sono cambiate, È vero che non si fanno vedere tanto, ma secondo me da una parte è un bene, perché se non c'è bisogno... Ma guarda che se c'era Boy Orton, se stasera purtroppo Steven dovesse perdere... Cioè, non dico che... Vaccaboia. Attenzione! Mamma mia, prodigio tecnico di Gary. Ma credo che molto probabilmente il suo contratto era sull'astrico, forse uno dei primi. Sì, a voglia di... Vaccaboia. No. Uno, due. No, mamma mia. Grande Steven. Mi era venuto un colpo al cuore. Cioè, no, veramente, ma dai. Comunque lotta bene, cioè, sta lottando... È vero, si vede che non è un wrestler, Gary Green, anche da questi colpi. Però, alcune moschette le sa fare bene. Sì, a parte quella side slam, però, insomma... Sì, vabbè, dettagli. Puri semplici dettagli. Ecco, ora qua si vede se è un campione. Sì, va bene. Vediamo, non penso. Chi dei due? Ecco, Steven. Sì, va bene. Ok, va bene. Cioè, dai Steven, su, un po' di animo. Ecco, vabbè, gli sale sopra, ecco. Sganaccione alla schiena. Sì. Ecco, di nuovo. Cioè, Steven è conciato da buttare via. Gary Green sta dominando, ragazzi. Pochi gli è sgommato in faccia con la suola delle scarpe.
Gary Green domina, eh? No, oh, finalmente, dai, dai Steven, su! Vai Steven! Bravo, short di T! Dai! Dai, dai, dai. Ole! No, vai. Shawn, no, ancora! Non ti perdere con Shawn, dai! No, allora sei scemo, eh! Sei malato, sei stupido, allora! Sì, vai, vai con la WWE, vai con la WWE, alla Paul Mancio! Onora Paul Mancio! Sì, sì. Peccato che Paul Mancio non è Steven! Non l'ha preso! No! Non ce l'ha fatta, è troppo pesante Gary Green! Marco Antonio piccolino, eh. Io no, c'hai defect, bravo Steven, dai! Dai che c'è, ma non ti perdere a va fare bene, il va minchione. Bene, perditi un attimo. Su. E poi ma no, fa? Ma non perderti. Oh, bello. Bella, neckbreaker. Dai, oh, sì, neckbreaker, ciao. Ci stiamo rincoglionendo colpo pure noi. D'avambraccio. Colpo d'avambraccio, colpo d'avambraccio ancora. Il comeback poi... di Steven. Braccio destro. Anzi, un altro colpo d'avambraccio bulldog. Bello, bello Steven, dai. Dai, dai Steven, su, su. Alzale dopo lei, 1, 2, 3, tutti a casa e mamma butta la pasta. Mamma mia. Sì. Oh, Ernest ha rischiato di morire male. Sì, però Steven non ci sta, eh. Non vuole perdere oggi. Dai, dai, dai Steven. Niente da fare. No, no, dai, reversa la mossa. No, dita negli occhi. Ma che infame. Ma Steven non ha gli Steven, occhi. Steven, fai l'infame a volte, cavolo. Oh, Russian leg sweep, grande. Ma come lo faceva solo con Franco l'infame? Cioè, io non lo so. Cioè, se lui usa le manovre sleali, usale pure tu. Qui si perde. No, sbaglio. Ancora, ancora. Guarda, ma che fa, Steven? Ma dai, ma. No, cioè, veramente. Qui va a vincere, dai. Va a prendere. No, attenzione. Mamma mia, che come. Dopo lei! Dai, che l'ha preso. Grande, ma... Steven. Uno. Due! No! Un'altra, perché? un'altra, fagliene un'altra. Sì. Dai, dai, tiralo su e distruggilo, neckbreaker. Bello, dai. Bravo, sì. Smontagli la bravo così, bravo. No, non volare che non sei Steven, capace. Non volare, Steven. Vabbè, no, prima è volato bene, dai. Vabbè, prima. Oh. No! Lo invito ad alzarsi. No! Chi fa questo? No, l'ha preso! Mamma mia! E chi è Flash? Sto dicendo chi fa una figura. Dai, aspetta, parliamo. Dai! C'è la prima volta che faccio tipo per Steven, ragazzi. No, vabbè. Il sogno di Steven line. Del Freaky Man è finito. Lo ha ghigliottinato malissimo. Ciao. Dai Steven, niente. Dai non finita. Puoi perdere contro un non lo so. Steven no. No. È qua. No. Mamma mia. Vacca boy, oh. E che? Ma schiena, cosa però. Ha fatto Gary Green? Io ho come l'impressione, Gary. Ho come l'impressione che Fily abbia detto a Gary Green di fargli male più che di schienarlo. Sì. Mamma mia, dai, no. Finita, però. Uno. Due. E no! Ci mangi ancora! Steven c'è, dai! Dagli un po' di vigorello! Magari mi fa effetto! Oh, che match, ragazzi, però, che stanno uscendo questa sera, sì. Eh? Sì, in effetti. Con uno che comunque ho. Uno che lotta medio bene, l'altro che, diciamoci la verità, non è uno che lotta con tutti i giorni, quindi... Sì, in effetti. Steven... Oh, Gary Green ha problemi! Bravo! No! No! Ma che dai! Aia. Ma oh, questi fanno male? Sti colpi. Vorrei vedere. Steven è un po' massacrato giusto un po', guarda. No, Steven, no. No, bravo. Bravo Steven. Dai, prendilo. Dopo lei. Sì, ciao. Oh, che fa qui Gary Green? Mamma mia! Lifting addosso. Sì, infatti. Sì. Uno. Due. No! Mamma mia, Steven c'è ancora. Non so se stai vedendo, ma mi sto asciugando il sudore. Sì. Cioè, veramente, ti giuro che per la prima volta che voglio che Steven vinca, ci credi? Sì. Comunque Gary Green sta dimostrando di avere. Qui la schiena ha fatto crack. Mi sa che la schiena di Steven è. No. No! Strategia perfetta, di Green. Sì. L'ha tagliato, penso, con la suola delle. Con la cucitura della. Cioè, neanche la cucitura della suola delle scarpe. Però vabbè. Quello aia, quello diciamo facendo e quello come flash no dai. Che brutto no non cedere Steven no non cedere no, Steven siamo no, con te siamo resisti con te, Steven resisti grande piuttosto guarda svieni più che cedere
No, oh, bravo Steven. Prendilo. Double A. Sì. Grande dai, Steven. Grande Steven. Uno, due e tre. Finalmente. Non posso dirlo, troppo ma... tardi. Qua. Ma stavolta lo posso dire quello che penso. Vai. Ma andate a fanculo Fily e Verdino lì. Verdino nero. Ecco. Verdino nero. Dai. Dopo questa lei è una persona brutta e cattiva. Verdino nero, man. Dai. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi, lo Steven sul rischio di perdere contro, parliamoci chiaro, contro uno che non sa lottare. Però sa fare qualche mossa, sì, però, però attenzione. Shawn Fili intervengono due volte nei momenti cruciali. Sì, è vero anche quello. È vero quindi... anche quello. Però stava per perdere contro uno che, ribadiamo, non lotta. Quindi lottare è anche normale che sa fare qualche mossa, ma parliamoci chiaro, non sa lottare. Insomma, Steven non è, diciamo, Mito, non è KGT, non è David Johnson, chiaramente. Steven deve essere leggermente tanto più concreto. Sì. E basta. Mamma mia, che brutta ferita. I fan sono con lui, stranamente, per la prima volta nella storia. Eh sì, anche perché vanno contro una leggenda come Shawn Fili, eh? Eh sì, giusto, hai ragione. Quindi... pure tu. Beh. Vabbè, dai. Stasera ha dato dimostrazione che quando vuole vincere, sa vincere. Eh sì, ragazzi, restate con noi perché tra breve avremo i due grandi main event. Eh sì. Beh, ragazzi, qua ora si fa sul serio, perché Axel, sì, il leader praticamente degli Originals, sta facendo il suo ingresso nel ring. Già, siamo arrivati alle battute finali ormai. Sì, e che battute! Stasera veramente una puntata ricca di emozioni, colpi di scena, colpi di... colpi di mazza? Come posso dire? Sì. Ripensamenti sui colpi di mazza, giusto? Sì. Colpi sui martelli, giustamente, anche Red Lace. Bipolarismo, che sì, è normale. Insomma, sì, terrore anche. Ha soltanto ovviamente Ace. Pensavo, quando hai detto terror, pensavo che dicevi. Lo sapevo che lei pensavi a quello. Però mamma mia, dai. Oh, sono molto curioso comunque delle due scelte di questi due. Cioè, chiamarli ragazzi anche no, perché c'hanno quasi sui 30 e passa anni. Cioè, forse, sì, sì, forse Axel è leggermente più vecchio di David. Però, diciamo, però è uno uomini... che picchia duro, eh. Uno che picchia duro, quindi... io, fossi in David Johnson, sceglierei uno che abbia esperienza. Non per forza peso massimo, vediamo un po'. Mamma sono mia, curioso, lo vedo dalle luci. David, scegli bene, perché Axel sono sicuro che ha scelto bene. Oh, oddio. È Dodger! Sì. Mamma mia! Beh, devo dire la verità, è logica la scelta di David Johnson. Sì, come scelta ci sta, però io ho paura per qualche, cioè, per una persona che non si è fatta vedere. No, Brian Radley. No, non è quell'arena. Ma meno male. Beh, potrebbe arrivare a quell'infame di Fily a mettere i bastoni sulla rete. Buonanotte. Vabbè. Sì, ma parliamoci chiaro, non serve neanche Brian Radley, perché se Axel gli vuole fare del male, lo fa lui stesso. Sì. Sì, però io starei attento se fossi in Dodger. Cioè, non ovviamente al match, poi starei attento anche a Shawn Fili. Beh, certo. Non so se anche tu mi puoi dare ragione, su però su questo sì, assolutamente, su questo sì. Cioè, però, potrebbe arrivare a rompere le uova nel paniere. Dicevo, la scelta è logica, perché se ben ricordi, Dodger è stato l'ultimo campione della WWEF prima di David Johnson. Insomma, David Johnson ha strappato il titolo a Dodger, no? È vero. E no, nonostante fosse che... un Dodger diverso, scusami, nonostante fosse un Dodger diverso. No, fai. Nonostante fosse un Dodger diverso, comunque ci nutriva del rispetto nei confronti di David Johnson. Sì, sì, sono. Diciamo che come è stato, come per dire, Stefano, una sorta di mentore, così. Sì. Diciamo.
E quindi Dozier ci sta, dai, sono... è più giovane di Stefendro, eh? Sono le cose in chiaro. Sì, sì, no, beh. Però in quanto esperienza, tutti e due, lascia fare che... Ma tu ti immagini Brian Rally che a Clash of Champions? Perché ormai è chiaro che lo no, no, non lo dire. Non lo dire. Non lo dire. L'ho detto. No. 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 Oh, mamma mia, ragazzi. Dodger è partito male. Ma male tanto. E poi suplex, va, suplex secco e cattivo di Axel. Però Dodger ha esperienza da vendere, quindi fossi in Axel io starei attento, eh. Sì. Però attenzione. Mamma mia! Va bene. Sì, se Dodger deve buttare qualche freccia, lanciare qualche freccia più che altro. Si svegli perché cosa fai? Dodger! Mamma mia qua. Cosa ha fatto Dodger? Whisper in the wind. Sì, ma sì, mamma mia, cioè sì, ma fatto non qua, so neanche descrivere. Cioè, quest'uomo fa delle mosse che c'è. Allora, se volete vedere wrestling è spettacolare, chiamate Dodger. Non chiamate nessun altro. Veramente. Oh. Cioè, sì. Il problema. Tanto qua se lo carica è altra... Powerbomb! Sai sì. Che cattiva. Mamma mia. Il problema è sempre quello, no? Il problema è che Dodger è troppo più leggero di Axel. Sì. E a volte è un po' troppo spettacolare contro avversari come Axel, cioè avversari simili ad Axel comunque, diciamo. Bella puntata. Cioè, si perde troppo nel voler essere troppo spettacolare. Allora, io fossi in Axel non darei tanto importanza a una scelta basata sull'amicizia, perché David Johnson è amico di Dodger, l'ha scelto per questo motivo, sì. Dai, parliamoci chiaro. Mm, sì, in effetti. Mentre Axel, non potendo scegliere i suoi due amici, secondo me punterà più che altro sul valore, o magari su una tenda che lotta un poco, tipo Remo, no? Mm-hmm. Sì, come avevamo detto prima. Sì. Beh, potrebbe anche starci. Come scelta, però io comunque non sottovaluterei neanche la scelta di stavo dicendo non sottovaluterei neanche la scelta di David e mi sto leggermente ricredendo delle mie parole, però vabbè. Però il match lasciamo non è perdere. Finito il match non è finito, no. Sappiamo che Dodger ci ha abituato a grandi emozioni, quindi ho capito, però se Axel va avanti così non credo che Dodger duri molto. Che fai Axel? No! Che botta, ragazzi, mamma mia. Gli ha fatto una sorta di snake eyes stampandolo sul cuscinetto. Che botta assurda, cioè, veramente, Sai che mi ha ricordato, sai quando nel Medioevo arrivavano con attenzione qui. Non niente a fare. Con sì. I tronchi con la faccia da che avevano davanti, vero, del caprone, vero, a sfondare i portoni uguale. È verissimo, ricordo benissimo, no? Anche me la trappola. Oh, attenzione! Presto! Mamma mia, che dita! Vai a vincere! Dai, che è una delle due mosse migliori! Dai! Uno! Due! No! No! E vabbè, dai, diciamo che Axel non ha subito una mazza su. Sì, infatti. Beh, ci sarebbe solo due mosse epico, volanti, però... se possiamo dire. Sì, in effetti. Axel però va allo schienamento. Uno! Due! No! No, niente. No. Axel c'è, sì, Axel Dodger c'è ancora. Oh no, siamo Axel lo prende. No, vabbè, girlfriend, sì, suplex. Buonanotte, Dodger, o ti svegli o mamma mia, double attangolo sulla schiena. Ecco la differenza tra gli originals, cioè tra Axel, Rod e Soldier, che Axel è quello che fa più, cioè veramente quello, sì, che va più sul concreto, secondo me. Sì, stile pane, salame, anche Soldier, pochi cavoli e buona lì. Però non so. Però vabbè. Però vedremo. Uno, due, no. Neanche due. No, forse neanche due. Però Dodger non sta lottando male, Cioè, a parte qualche momento sì, out, a parte però... che se Axel lo prende lo smonta. Però vabbè. Infatti. Ciao. Mamma mia. Oh, comunque Axel dovesse battere Dodge sarebbe un risultato importante, Sì, vero. Questa era la Savior Cross Line. La Savior Cross Line che utilizzava un tempo come addirittura come finisher, pensa un po'. Quando lottava già in WWF o nella federazione di Sì, sì. Uno. Due. No. Però sembra aver fatto, Questa mossa.
Vabbè, oh ragazzi, fa dei danni, comunque. Sì. Ricordiamoci che comunque è un braccio teso quasi, esatto, nella zona del collo, più o meno. Oh, germano suplex. Sì, per si vedo perfettamente. Ed ora Chokeslam. No, di nuovo Dodger. Il bravo Dodger che reversa la mossa. No, non devi fare questi errori, Dodger, però. Vediamo se Axel però è stanco, Axel, Lo so, ma però con uno come Axel non è che puoi stare lì a cincischiare. Attenzione, guarda giù. E qui Dodger ha pescato il jolly. Bravo, calcio. Bravo, continua a martoriarlo sul collo. Attenzione, perché Dodger la sta aspettando. La kill switch. Kill switch. Se lo prende, evidentemente è la mossa che se prende finisce il match. Beh, giustamente, spegne l'interruttore. L'ha preso! Dai, va a chiudere, dai! Dai. No, devo chiudere, dai che ce l'hai! Uno! Due! E no! Axel c'è! Forse Axel è uno dei pochissimi che si è riuscito a liberare da questa mossa. Cioè, dallo schieramento. Sì, forse sì. Sì, non me ne ricordo altri. Forse al massimo... Forse David Johnson, proprio. Sì, forse. Sì, non penso altri, comunque. Ma... lo ha spiattellato a terra. No, non è proprio un STO, questa è una backwheel triple, non mi sembra si chiama. Sì. Però Jackknife. No, non ancora. No. Powerbomb. Jackknife ha un modo diverso. Sì. No, l'esecuzione sembrava simile, quindi e detto, poi... già pronto per la Jackknife. Ancora. Sì, vabbè. Sta fornendo un bel assist a Brian Radley, classe. Quel match era anche mover, dai. No, mamma mia. Colpo di nuovo alla schiena. Dodger non ce la fa più. No, Dodger si è beccato subito 4 powerbomb. Si è beccato 2 powerbomb che pugnazzo, sai che è cattivo. Te l'ho detto, non serve mamma neanche Brian Radley. Sì, mi aspettavo un suo arrivo, invece belli tu belli. Il match è qui, ma andiamo over, BTF? Sì. Evidentemente sì. Sì. Mamma mia. Lo vado a chiudere così. Male. Mamma mia. Uno, due. No, Dodger c'è. No, no. Hai fatto male, Dodger, eh. Hai fatto male perché qui esce però l'orgoglio del campione qua. Sì. Che non vuole solo, cedere, però. Ecco. Ciao Dodger, è stato bello. Ci vediamo in un'altra vita. Power bomb. Il primo piano sulla faccia di Dodger, che è una maschera di sangue. Uno, due e tre. Mamma mia. Axel vince la sua sfida. O meglio, la sfida di David. Cioè, Axel ha distrutto. Cioè, diciamolo, ha distrutto il campione Cruiserweight. Che non è il primo che passa. No, infatti. Cioè, devo dire la verità, Dodger ha avuto la grande chance con la shooting star press e con il kill switch, però quando le due migliori mosse non valgono il risultato, a quel punto... Sì, vai in palla, sì, ti perdi. Dici, come mai? Cioè, è la prima volta, no? Sì, in effetti. Vabbè. Forse con Bernie anche era successo che il kill switch non aveva avuto esito, Vabbè, ma lì stiamo parlando di Bernie. Sì, vabbè, certo. Stiamo parlando di un essere che è oltre l'umano. Sì. Mamma ragazzi, mia. Qua Axel vince, stravince. Tra e poco convince. Invece assisteremo al match di David Johnson contro puntini di domanda. Contro sì. È proprio chi. Quello l'avversario, ragazzi. Puntino di domanda si chiama. Chissà chi avrà scelto Axel. Axel è uno... Sì, sono curioso. Sì. Restate con noi, ragazzi, per il main event, take away your pain. If I could bleed, I
Una puntata che ci ha raccontato molte cose, ma a questo punto ci racconterà anche quale sarà l'avversario di David Johnson, no? Nel main event. Sì, mamma mia, sono curioso ancora, sei più curioso che mai, non so tu. No, io sono curiosissimo perché secondo me non ha preso uno a cavolo. Però no, Axel non credo. Conosce, però la differenza è che Axel non conosce bene tutti i membri del roster e quindi non quello vorrei è che abbia sì, preso qualcuno aver fatto che... un passo falso. Allora, sì, ma non perché magari perde, perché ci sta che perdi contro David Johnson, però magari qualcuno che non ci azzecca niente. Ah, sì, è vero, in effetti. Io prenderei uno che David Johnson però non si aspetta. Cioè? Non lo so, qualcuno che lotta poco. Non so, però ho capito. Oh, magari torna bene. Però... non immagini. Non lo so, però potrebbe. Ma magari c'è un ritorno. Non credo che Bernie si faccia mettere, cioè non si faccia chiamare così facilmente da Axel. Ma anche perché Bernie non so se comunque sia può lottare, quindi non sì. penso che sì, anche perché non ci sono arrivate notizie se sta recuperando o meno, quindi purtroppo no, a questo punto penso che il tempo di recupero possa anche allungarsi, Si parla quasi verso forse dopo SummerSlam, credo, da quello che abbiamo capito. Sì, però non sono certo, potrebbe anche tornare domani, non lo so, cioè, che ne sai. Sì, sono notizie, ragazzi, comunque, che ci hanno fornito che sì, il lottatore può tornare anche se la puntata di Civilization torna a Civilization così a caso, nel nulla, dal nulla, cioè. Vabbè. E noi invece non lo sapevamo, per dire. Sì. Però vabbè. Staremo a vedere, ragazzi. Comunque sia, dai, sì. Vediamo un po' chi è. Oddio. No! Ho paura, no! Oh, hai capito? È lui! È tornato, mancava dalle scene, dai. Mancava dalle scene da un po' di tempo. Cioè, da un po' di tempo, mezzo, cioè. Ma non potevi beccare una buca, cadere di pura noce di capocollo e porre fine alle tue sofferenze? No, Vabbè. No, purtroppo ancora qui. Allora, ma Mito perché? È il gufo lottatore che era tornato, che non ha fatto bene dal suo ritorno, però è uno che... insomma, ragazzi, non è l'ultimo arrivato. Guarda quindi... com'è contento! Ti prenderei... se fossi grosso come devi, ti prenderei a schiaffi. Perché così a caso, non è Edward, Ti stai sbagliando, non è Edward. È ancora peggio di Edward questo. Vabbè, guardalo. Veramente ha un odio quest'uomo nei confronti di Mr. Gufo. Non mi è mai piaciuto. Cioè, contro Edward ci posso anche passare su perché il fatto che è la leggenda la lasciamo perdere. Guarda che addominale. Oh, guardalo Mr. Gufo, mica è piccolo, guarda là. Cioè. Guarda, hai mai visto il corpo? Io non ti ho mai chiesto niente nella mia vita, sono stato contento quando sei detto rompilo, per favore. Ti chiedo solo così. Oh, the cavolo è Mr. Gufo! Mamma mia! Vabbè, eccolo, bravo, così rompilo! Devi essere imparziale, dai. Io sono imparziale, ho detto rompilo. Non ho specificato chi. Sì, rompilo, sì, che cosa, ring. No, potrebbe anche essere qualcos'altro. Però... vabbè, dai, parliamoci chiaro, Mr. Gufo, David Johnson non si sarebbe mai aspettato, Beh, diciamo che hanno una storia in comune loro due. Sì, sì. Forse è l'avversario più ostico quando David era ancora, diciamo, inesperto. Sì. Diciamo che perché... l'ha fatto crescere, Sì. Le battaglie hanno fatto crescere David Johnson, le battaglie con Mr. Gufo. Sì. No, Gorilla Press Slam niente a fare. German su. Germano su. Guarda la classe proprio. Il bijou, hai visto? Sì. Con quale eleganza. Io ho come l'impressione che Axel magari abbia avuto bisogno di qualche indizio, no? Perché non conosce tanti membri del roster. Sì, diciamo che è arrivato da quante, cioè, 2 mesi forse. Che sì, in a Genesis. Quindi, bella qua intanto. Ci sta. Dai, alla fine dei conti, su. Vabbè, quello sì, sicuramente. Cioè, poi bisogna anche ambientarsi.
ci sono delle superstar che, ragazzi, cioè, diventare amici con quelle, cioè, veramente, spararsi forse è la cosa più bella. Ma tu te lo immagini, Mr. Cubo batte David Johnson e dice: io ho battuto il volto della WWF, posso anche ambire a un match titolato. Te lo immagini? Ma no, ma che schifo. Ma no. Allora, se lui batte David e ambisce a un match titolato, io spero che Storm diventi campione. Gli smanassa contro Gufo in quella di Clash of Champions. Ecco. Il tuo match. Non commento più per più se succede, io ve lo dico. Ma basta. Vabbè, ragazzi, comunque no. Il match. Comunque dai, Mr. Gufo sta lottando bene, ma a parte gli scherzi. Ma non è vero! Vergogna! Che schifo! La paletto, l'altro ma anche Ernesto, scendere, che scendere, schifo! Ma... perché intima di scendere, oh, cioè, fa la mossa, ecco. No, ha fatto aveva ragione, hai fatto una figura di M, beccati questo, oh, protobomb. Spin out protobomb, ecco. Sì, protobomb nel dubbio più facile da ricordarsi. Oh, camel clutch, bravo, guardalo lì il fan come è commentato. Sì, l'ho visto anch'io, stavo dicendo che... sì, ma è contro David Johnson quel fan, eh. No, non credo. Saitama punch. Ecco, il cazzone in faccia, giusto? Gufo adesso le prende di santa ragione da un David Johnson che si è rotto le taniche. Come giusto che sia. Però attento, David, che Mr. Gufo è comunque potente, è esperto, quindi attenzione. Lo gira, bravo Gufo. Chimera suplex. Mamma mia, bella lì. Gufo si è allenato, dai. Ecco, qui sbaglia, secondo me, il solito errore di Gufo, no? Quello di supponenza non facci l'om... Oh, attenzione! Ecco. Devi già sopparare tutto! No. Gufo però... uppercut! Attenzione che lì uppercut è bravo, Gufo, Attenzione! Sì. Forse l'unica mossa che sa fare bene. È la steamroller, dai. Oh no! Se lo carica, fa qui! Oh mio Dio! Bella! Una sorta di backstabber in salto, cioè non in salto, sì, in lancio. Elevata, sì. Sì. Mamma mia! Di nuovo ginocchiata. Però sa che non lo può schienare con quella mossa, allora decide di continuare. Sì, non stai lottando contro lo qualunque. Oh. Johnson è pronto. La mottiglia bottom! No. Vabbè, lo conosce. Devono stare attenti comunque gli avversari, perché abbiamo visto che la maggior parte delle volte la pop-up powerbomb è quella che... Attenzione! Alpha Mirror World, scusami! Bella lì! No, fai! No, dici, dai, di! Che... cioè, sta usando molte volte la pop-up powerbomb. Credo che sia ormai diventata una dei suoi cavalli, credo, di battaglia forse più forti. Sì, anche la mossa di riserva, no? Quella che non ti aspetti, sì. Quindi... Cosa fa qui? Vabbè. Ok, forse è un colpo un po' più basso, però dai, ci può stare. Vabbè, non può essere sleale David Johnson. Qui è quel colpo però di Mr. Gufo. Attenzione perché David Johnson è caduto male. Qui tu? No, niente no. Male. Bravo, non portargli sfiga. Agplex. Sì, Agplex. Andiamo a casa. Vado credo. Uno. Due. No. Il buffo c'è, purtroppo c'è ancora. Se dà un bacio no, a vuoto. Running uppercut. Sì. Più che altro, perché ha fatto una leggera rincorsa. Sì, molto no, bene Gufo, Cioè, sulla difensiva molto bene. Sull'offensiva un po' così, così. Sì, ecco, appunto. Si è beccato una cendra che fa provincia. Vabbè, qua la difesa non può farci nulla, Questo è un bravo di Johnson. Ecco, powerbomb! Vediamo se va lo schieramento. Uno. Due. No. Forse l'ha usata un po' troppo presto stavolta, Ma no, sapevo invece è stato bravo. Perché ha visto che la montiglia bottom non andava a segno. Allora... sì, ha sforzato. Anche perché comunque la pop-up powerbomb è una mossa infame, Perché ti può colpire anche con un... cioè, quando lanci l'avversario per dire. Sì. Attenzione perché ora David è pronto. Un Taifan. Ce l'ha, dai. Vabbè. Ce l'ha la mottiglia bottom. Credo che arriva al marchio di fabbrica stavolta, Se lo prende è finita. Stavolta sì. Ciao. Mottiglia bottom a segno. Tutti a casa, dai. Dai che va lo schieramento, dai su, bravo, così. Mi sa che è cattivo. Uno, due. No. Purtroppo. Dura a morire.
cioè, proprio come si dice. Attenzione, attenzione. Oh, Ernesto ha rischiato di morire per la seconda volta stasera. Sì, perché ora tocca a Mr. Gufo. No, forse con la Steam Roller. Dai, no. Cioè, no. Ma cosa mi combini? Bravo! No, bravo David. Gomitata. Madonna, gli ha tirato una gomitata sul naso. Mamma mia, devastante qui, infatti. Devastante, lo gira. Cosa fa qui? Fa demo. No, Scorpion Dead Drop. Da quant'era è che non la vediamo sta mossa? Ora è finita, dai. Ora David Johnson si permette anche il lusso di esultare. Davide, dai. Io non l'avrei fatto, avrei schienato e pochi cavoli. No, David Johnson è sicuro, È sicuro. Secondo marchio di fabbrica, sì, ciao. Buonanotte, questo è questo eppure Ernest ha preso paura, aiuto. Vabbè. Uno, due e tre. Oh, giusto così, per una volta che sono d'accordo col verdetto. Ecco. David Johnson vince, però insomma, Mr. Gufo a me è piaciuto, cioè nel senso che sì, ha combattuto bene. Vabbè, dai, diciamo che sono stato un po' contro anche per andare un po' contro. Guarda qua, questa bella mossa, cioè, non è una mossa qualsiasi. No, anche perché dai, se non andiamo un po' ogni tanto contro corrente, siamo sempre uno tifa, cioè tutti e due tifiamo lo stesso lottatore, quindi non è bella la telecomanda. Infatti, cose, giustamente. Diciamoci la verità. Giustamente. Però intanto ha perso. Ah! Vabbè. No, così. Vabbè. La mia sportività proprio... Go go, dai, era giusto così, però Axel ha vinto e quindi giusto anche che David Johnson vincesse in questo match. Dai. Oh, sono pronti i due comunque per Clash of Champions. Sì, io non vorrei che fosse match... davvero il main event, perché sì. Sarebbe un match. Oddio, da quello che abbiamo visto, se combattono così sarà messo dalla mano. Potrebbe senza... anche essere che il titolo global non viene difeso, se magari una montata settimana, perché se non si trova per uno sfidante. Sì, in effetti è vero. Vedremo, cioè l'unica cosa che possiamo dire, perché non sappiamo ancora cosa succede. Attenzione, Drew Storm! Drew Storm è qui. What? È la sua decisione, non me la sto sognando, quindi Drew Storm è ma qui. Ma manco io, però ma aspetta un attimo. Eccolo qua. Oddio. Eccolo qua, cosa vuoi? Salve, tipo salve, buonanotte. Sì, vabbè, bravo. 3-2, c'è stato un brutto passato, comunque sì. Bravo. Però diciamo che c'è un po' di rispetto, sì, dai, sì, assolutamente, questo sì. Un po', dai. Sì, anche perché poco, però c'è. E Bruttor ora è sul ring e prende e chiede un microfono, Sì. Forse David non l'ha presa bene, però vabbè, dai, David capita. Sì, ha chiesto un microfono, succede, attenzione. Succede. Sentiamo un po', va. Sentiamo un po'. Dai, vediamo cosa c'ha da dire il nostro Tempesta Boy. Isbanasa! Sai, sono un uomo di poche parole e perciò te lo dico forte e chiaro. Porta il tuo culo qui fuori e dammi ciò che voglio. Sai che è cattivo. Giustamente. Se hai capito, dai. Dai. E se non lo fai, allora non preoccuparti, perché so dove sei. Oddio. Così, sai che è cattivo. Le minacce, perfetto. Oddio, vediamo un po'. Io ho paura. L'attenzione di Smanasa risuona nell'arena. Sì. E d'altronde doveva tornare oggi. Ci erano pure dimenticati. È vero, c'hai ragione, sì. Sì, grazie per averlo detto. Eccolo lì forse. Vediamo le tre camere restano. Eccolo qui. Attenzione, stai attento a quello che fa. Non è una persona di molte parole, come l'ha già detto. Attenzione, fermate Storm. Qua. Parte la rissa, qua. Ragazzi, penso. Sì, credo che siamo arrivati alla fine, forse. Mamma mia, non si fermano! Continuano! No. Aiuto! Storm sta tirando delle centre che fanno paura. Mamma mia, ragazzi! I nervi non riescono a fermarli! Come fai a fermarli? No, veramente, dai! Oddio mio, ragazzi! Senza parole, ma ormai è chiaro chi sarà primo sfidante. Sì. In effetti, non credo ci siano parole. Dai! Con queste clamorose immagini, a Manuele Filoni! Davide Montebello! L'appuntamento, ragazzi! E alla prossima! Ciao! Ciao!